Vacanze piacentine? Un'idea per trascorrere del tempo in mezzo alla natura, attraversando anche punti di interesse storico e culturale delle nostre vallate, potrebbe essere esplorare i vari percorsi del comprensorio Alta Val Nure Trail Valley. Il progetto, nato 3 anni fa e sostenuto dall'Associazione Trail Valley, dall'Unione Montana Alta Val Nure e dai comuni di Ponte dell'Oglio, Bettola, Farini e Ferriere, si propone come il primo e il più grande comprensorio d'Italia interamente dedicato allo sport outdoor. Ci siamo, tra virgolette, un po' arrogati questo titolo, che lo definiamo come il primo e il più grande comprensorio. Poi c'è chi dice d'Italia, chi dice d'Europa. È un progetto che parte dal basso, quindi non è qualcosa di costruito a tavolino, ma attorno alla volontà di valorizzare quello che è un territorio che è riuscito a mettere insieme trasversalmente tutti e 4 comuni, e già, insomma, la pratica sportiva sul nostro territorio era un punto di forza. Quindi abbiamo deciso, sia da appassionati sportivi che appunto da abitanti, di iniziare a intraprendere questo percorso. La nuova rete sentieristica è realizzata grazie all'opera di un folto gruppo di volontari ed è formata da ben 560 chilometri di sentieri fruibili a piedi, in mountain bike o a cavallo. I percorsi sono adatti a tutti, professionisti, amatori o semplicemente a chi vuole godersi qualche ora di libertà. Hanno delle caratteristiche per cui devono essere particolarmente larghi, in modo proprio da non essere troppo impegnativi. Anche le pendenze sono state calcolate in modo tale che non siano troppo aggressive. Abbiamo ripristinato quelli che erano comunque già dei sentieri esistenti, in particolar modo privilegiando, proprio per questi tipi di caratteristiche, le grandi vie di passaggio. Anche la segnaletica indica il chilometro, no? A differenza di quelle che sono le reti escursionistiche che indicano i minutaggi, ma proprio per avere un'identificazione più rapida possibile di sapere lungo il percorso a che distanza ti puoi trovare. E poi l'abbiamo condito con quelle che sono quello che è lo storytelling, in modo da unire anche quelli che sono gli elementi folcloristici e culturali del territorio. Quindi i nostri nomi e i nomi che derivano sì, dai sentieri sono un po' particolari. Esatto, sono particolari che incuriosiscono, quella è anche la motivazione, ma allo stesso tempo dietro portano anche una serie di piccole informazioni che aiutano a scoprire il territorio. L'amministrazione ha tutto l'interesse a valorizzare un progetto di questo tipo, è il primo progetto sostanziale di rilancio del territorio, non si è mai visto un progetto di queste dimensioni, siamo effettivamente il comprensorio che è nato con questo scopo più grande d'Italia, e sicuramente sarà la valorizzazione di questi percorsi saranno al centro anche dell'offerta che vorremmo andare a offrire come comune di Bettola e più in generale ovviamente come vallata ai nostri turisti o chiunque vorrà decidere di trascorrere la propria vacanza in Alta Val Nure. Noi di Piacenza Diario abbiamo testato per voi uno degli anelli bettolesi, le tracce dell'impero, e ci siamo persi.